La vita è strana, veniamo al mondo per morire, qui non dobbiamo avere paura della morte, godiamoci il momento che forse è meglio così. Vogliamo tutti questi soldi, ma se ci pensi bene, alla fin fine sono solo fogli di carta, ma siamo noi che gli diamo il valore e l'importanza. Quando alla fine se ci pensi è meglio avere una famiglia e un luogo dove stare chiamato casa. Nel 99 vengo al mondo, tra vita e morte il dolore è profondo. Il dottore dice il bimbo forse non ce la fa, non respira bene, ha poche possibilità. Ma ho combattuto da solo e mi sono salvato. Enrique è il nome che mi hanno dato. Fino ai 7 anni senza papà e mamma sono stato. Per questo piango ogni volta che ripenso al passato. Ci hanno lasciati per lavoro e darci un futuro migliore, almeno ci hanno provato. Ogni lacrima che cade, per ogni fratello morto, per ogni socio scomparso, ogni schiaffo che ho preso e dato. Per chi doveva custodirmi invece schiaffi su schiaffi mi ha dato. Nel 99 sono nato. Era piena ad ammazzarmi, non sai quante volte ci ho pensato. Per capirlo basta guardare la mia faccia, come quella volta che la nonna a casa di nostro cugino è morto tra le nostre braccia. Preghiamo Dio, ma si dice che Dio non ci sia più. È brutto sapere che un fratello oggi è vivo e domani non più. O se ogni giorno ti penso, se il mio angelo custode che mi guarda dal cielo. A dirla tutta, a rivederti un domani ci spero. Ti ricordi ai bambini quando giocavamo con i pesos? Ma gioco da solo, non ci sei più che peso. Ogni tanto mi chiedo se la morte è il paradiso e la vita è l'inferno. Ogni tanto mi chiedo se la morte è il paradiso e la vita è l'inferno. Se il paradiso è la morte e la vita è l'inferno. In questa vita sono sempre stato solo come un solitario. La gente non riesce a capirmi, quindi mi trovano strano. Non ho scelto io di essere così come sono, e non hanno scelto neppure loro. Non do la colpa a nessuno di tutto ciò che ho passato. Ma se dovessi dare a dare al Signore per tutto ciò che mi ha fatto. Ma non gliela do perché tutto questo mi ha reso più forte. Amen. Ricordo la prima volta che ho visto i miei genitori che non sapevo cosa provare. Perché quando ero piccolo non c'erano con me a giocare. Loro non sapevano che a me e i miei fratelli ci tenevano chiusi in gabbia dentro una stanza bilocale. Loro non sapevano che ci picchiavano, loro non sapevano che ci maltrattavano e mangiavamo a malapena. Cosa ne sa la gente che parla di me senza sapere niente? Che ne sanno questi di quelle 2 volte che stavo per morire e mi sono salvato per miracolo? Ho sofferto talmente tanto che l'ostacolo non lo supero ma lo spacco. Ho visto talmente tante cose che ho pensato più volte al suicidio, ma sono stato forte e ho detto no. Perché sarebbe facile ammazzarsi e fare la finita. Il mio uomo resta in vita fino all'ultimo respiro. Chi mi conosce veramente sa che sono nato il 6 settembre e non l'8. Sento voci in testa che mi dicono fatti fuori fra. Ed io ho sempre risposto, cerco la morte perché sono curioso dell'aldilà. Perché sono curioso dell'aldilà. Ho 22 punti sul braccio e questo mi fa capire quanto sia fortunato. Ho cicatrici che ogni volta che vedo mi fanno pensare al passato. Ricordo da bambino che ero sempre incazzato. C'avevo quel mondo ma in realtà forse c'avevo con me stesso. Forse eravamo piccoli ma quando ne parlo tuttora mi tremano le gambe. Non so quanti sacrifici, quante sofferenze e quanto sangue. Si dice che se cresci sotto frutto di violenze tu a tua volta diventerai violento. Quindi così molti si giustificano ma non è vero. Perché col tempo puoi cambiare, basta avere una buona mente. Se non ci credi manda la scienza perché io sono la prova esistente.